sono Barbuio Chezze, sono la referente dell'ufficio formazione dell'Associazione Provincia C Agricoltori delle Alpi di Torino. Sono qui oggi per dirvi due parole dell'evento che andremo a presentare nello stand di Camera di Commercio a conclusione di un progetto molto interessante che abbiamo realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio e con la nostra struttura nazionale Turismo Verde. Il progetto ha a che fare con la figura dell'AgriChef, ma ha visto coinvolti i giovani di un istituto alberghiero di Torino, l'Istituto Colombatto. Il progetto è nato innanzitutto nell'ambito di un protocollo siglato tra Camera di Commercio e le associazioni datoriali del territorio, un protocollo per promuovere l'orientamento informato e quindi l'alternanza, quella che chiamavamo l'alternanza scuola-lavoro. All'interno di questo protocollo ciascuna associazione datoriale promuoveva un progetto. Quello che abbiamo proposto noi era un progetto dal titolo Saperi e Sapori tradizione e innovazione. Il progetto ha previsto l'accoppiamento tra delle classi dell'Istituto Alberghiero e degli agri-chef di agriturismi del territorio. Il format era quello della ricetta smarrita. Che cos'è la ricetta smarrita? La ricetta smarrita è una ricetta della tradizione che però non va più tanto, non è più tanto richiesta e che si potrebbe, diciamo così, riscoprire grazie al talento, ma anche grazie allo spirito, diciamo così, innovativo della nuova classe generazionale di cuochi che si vanno a formare. Per questo motivo ogni agriturismo ha lavorato su una ricetta smarrita, dopodiché si è fatta una gara all'interno dell'Istituto Colombatto ed è stato proclamato un vincitore. A questo punto il progetto locale si è innestato nel progetto nazionale, perché a livello nazionale Turismo Verde ha promosso quello che ogni anno chiama il Festival dell'AgriChef con una gara a livello nazionale. Quindi il Colombatto ha portato la propria ricetta smarrita a livello di gara nazionale e ha presentato questo piatto, in particolare ha proposto una ricetta che era la cipolla piatlina di Andezeno ripiena. Non era una ricetta, era una ricetta che partiva dalla tradizione, ma i ragazzi hanno saputo renderla in chiave contemporanea, sia dall'impiattamento ma anche proprio dalla proposta del piatto. Quello che faremo oggi è dare sicuramente voce agli agri-chef, ma soprattutto voce ai ragazzi che hanno avuto modo di vivere un'esperienza molto interessante, molto bella, significativa, e per noi è un progetto importante perché l'agri-chef ha un ruolo importante per la tradizione, per la promozione dei prodotti del territorio, ma c'è anche bisogno di incontrare le nuove generazioni, perché gli agriturismi hanno bisogno di trovare del personale motivato e preparato che porti avanti i piatti della tradizione in chiave contemporanea.